su scala planetaria, l'avventura e il mistero del viaggio sembrano finiti. Già i viaggiatori di Baudelaire, partiti alla ricerca dell'inaudito e pronti a naufragare in questa sortita, trovano nell'ignoto, nonostante ogni disastro imprevisto, lo stesso tedio lasciato a casa. Muoversi comunque è meglio che niente. Si guarda dal finestrino del treno che precipita nel paesaggio, si offre il viso a un po' di fresco che scende dagli alberi sul viale, mescolandosi alla gente, e qualcosa scorre e passa attraverso il corpo, l'aria si infila nei vestiti, l'io si dilata e si contrae, come una medusa. Un po' di inchiostro trabocca dalla boccetta e si diluisce in un mare color inchiostro. Ma questo blando allentamento dei nessi che sostituisce l'uniforme con un pigiama è l'ora di ricreazione del programma scolastico, più che la promessa del grande dissolvimento, del folle volo in cui si varca il confine. Velleità, diceva Ben, anche quando si sente lo spietato azzurro spalancarsi sotto l'opinabile realtà. Troppi aruspici compiaciuti e perentori ci hanno insegnato che la clausola, tutto compreso, dei tariffari turistici include pure il vento che si leva. Ma rimane per fortuna l'avventura della classificazione e del diagramma, la seduzione metodologica. Il professore di Tübingen, ingaggiato dall'assessore, consapevole che la prosa del mondo minaccia l'odissea, esperienza concreta e irripetibile dell'individuo, si rincuora citando a pagina 3 Hegel, grande allievo del seminario teologico della sua città, e ripetendo con lui che il metodo è la costruzione dell'esperienza. Questa panchina di legno che guarda la sottile striscia d'acqua invita alla simpatia per il sistematico progetto trovato nella cassetta della posta poco prima di partire. Simpatia per la piccola arte della fuga che si nasconde sotto le arcate dei suoi passaggi logici. Il legno ha un buon odore, un'asciuttezza virile da cavaliere della valle solitaria. La Breg o il Danubio? Un nastro di bronzo che scorre bruno e lucente e grazie a qualche macchia di neve nel bosco la vita sembra una giornata fresca ed ariosa, una promessa di cielo e di vento, una felice congiura delle circostanze e una benevola rilassatezza, forse favorita anche dalla cordialità di quel carissimo, invitano ad avere fiducia nel mondo e ad accettare pure la sintesi formulata a chiare lettere dal collega tedesco nel programma veneziano fra la scienza della logica hegeliana e le categorie degli alberghi. È confortevole che il viaggio abbia un'architettura e che sia possibile portarvi qualche pietra, sebbene il viaggiatore sembri non tanto uno che costruisce paesaggi, ufficio del sedentario, quanto uno che li smonta e li disfa, come il barone von R, di cui narra Hoffman che girava per il mondo facendo collezione di panorami e quando lo riteneva necessario per godere. O per creare un bel colpo d'occhio faceva segare alberi, sfrondare rami, spianare le gibbosità del terreno, abbattere interi boschi o demolire fattorie, se ostacolavano una visuale. Ma anche la distruzione è un'architettura, una decostruzione che segue regole e calcoli, un'arte di scomporre e ricomporre, ossia di creare un altro ordine. Quando una parete di fogliame cadeva d'improvviso, spalancando una veduta sui ruderi d'un castello lontano nella luce del tramonto, il barone von R si fermava alcuni minuti a contemplare lo spettacolo che egli stesso aveva messo in scena e poi ripartiva in fretta per non tornare mai più. Ogni esperienza è il risultato di un tenace metodo. Anche la trasparenza del tramonto lontano per il barone von R o l'aria di neve che arriva a questa panchina della selva nera. È nella classificazione che la vita rivela il suo struggente balenio, nei protocolli che cercano di catalogarla e ne pongono in tal modo in evidenza l'irriducibile residuo di mistero e di incanto. Così lo schema del progetto dei due espansivi studiosi, articolato come Tractatus di Wittgenstein, lascia intravedere, nelle minime fessure fra un numero e l'altro, le indefinite peripezie del viaggiare. Distingue alberghi lussuosi, luxurios, borghesi, semplici, popolari, locali, portuali, di gita, contadini, principeschi, conventuali, di carità, patrizi, di corporazioni artigiane, di dogana, di posta, di caratteri. Soltanto le tabelle della scienza sanno mettere adeguatamente in risalto l'umorismo metafisico degli oggetti e degli eventi quotidiani,
delle loro connessioni e sequenze. Nella sezione E dedicata alle scene, si intende quelle che possono svolgersi negli alberghi, si legge ad un certo punto: erotica, corteggiare, prostituzione, abluzione, stanze da letto, la sveglia. Non so in quale categoria d'albergo rientrerebbe quello di Noi Ek, nella Selva Nera, a pochi chilometri da questa panchina, nel quale 23 anni fa, davanti a un sottobicchiere della birra Fürstenberg, un cerchio di cartone con una specie di drago rosso in campo oro orlato di blu e compreso a sua volta in uno sfondo rosso e bianco che roteava fra le nostre mani, si è decisa la mia vita. Partenza e ritorno. Le voyages pour connaître ma géographie, come diceva quel pazzo di Parigi. La targa, a pochi metri da questa panchina, indica là una sorgente del Danubio e anzi sottolinea che si tratta di quella principale. Fiume della melodia, lo chiamava Hölderlin presso le sue sorgenti, linguaggio profondo e nascosto degli dei, strada che univa l'Europa e l'Asia, la Germania e la Grecia, lungo la quale la poesia e il verbo, nel tempo del mito, erano risaliti a portare il senso dell'essere all'Occidente tedesco. Sulle rive del fiume, per Hölderlin, c'erano ancora gli dei. Celati, incompresi agli uomini nella notte dell'esilio e della scissione moderna, ma vivi e presenti. Nel sonno della Germania dormiva, intorpidita dalla prosa della realtà, ma destinata a risvegliarsi in un utopico futuro, la poesia del cuore, la liberazione, la riconciliazione. Il fiume ha molti nomi. Presso vari popoli, Danubio e Istro indicavano rispettivamente il corso superiore e quello inferiore, ma talora anche quello intero. Plinio, Strabone e Tolomeo si chiedevano dove finisse l'uno e iniziasse l'altro, forse in Illiria o le porte di ferro. Il fiume Bis Nominis, come lo chiamava Ovidio, trascina la civiltà tedesca col suo sogno dell'Odissea dello spirito che torna a casa, verso Oriente, e la mescola ad altre civiltà in tante meticce metamorfosi, nelle quali la sua storia trova il suo compimento e la sua caduta. Il germanista che viaggia a intermittenze, quando e come può, lungo tutto il corso del fiume, che tiene insieme il suo mondo, si porta dietro il suo bagaglio di citazioni e di fisime. Se il poeta si affida al battello ebro, il suo supplente cerca di seguire il consiglio di Jean-Paul, che suggeriva di raccogliere per strada e annotare immagini, vecchie prefazioni, locandine di teatro, chiacchiere in stazione, poemi e battaglie, scritte funebri, metafisiche, ritagli di giornali, avvisi nelle osterie e nelle parrocchie. Souvenir, impression, pensée, paysage, pendant le voyage en Orient, diceva il titolo di Lamartine. Impressioni e pensieri di chi? Quando si viaggia soli, come succede troppo spesso, bisogna pagare di tasca propria, ma qualche volta la vita è buona e permette di andare in giro e di vedere il mondo, anche soltanto a tratti e per poco, con quei quattro o cinque amici che testimonieranno per noi il giorno del giudizio, parlando a nostro nome. Fra un viaggio e l'altro, tornati a casa, si cercherà di stendere le gonfie cartelle di appunti sulla piana superficie della carta, di trasferire plichi, bloc notes, dépliant e cataloghi sui fogli battuti a macchina. La letteratura come trasloco. Qualcosa come in ogni trasloco va perso e qualcosa salta fuori dai ripostigli dimenticati. Davvero quasi andiamo come orfani, dice Hölderlin nella poesia alle sorgenti del Danubio. Il fiume scorre e scintilla nel sole, come il fluire della vita, ma il senso che riluce è un'illusione ottica dello sguardo abbagliato, che vede inesistenti macchie luminose sul muro, splendore al neon del dileguare, seduzione dell'apparenza, copertine illustrate. Il riverbero del nulla accende le cose, i barattoli di latta abbandonati sulla spiaggia e i catari frangenti delle automobili come il tramonto incendia le finestre. Il fiume non ha alcuna totalità e viaggiare è immorale, diceva Weininger viaggiando, ma il fiume è un vecchio maestro taoista che lungo le sue rive tiene lezione sulla grande ruota e sugli interstizi fra i suoi raggi. In ogni viaggio c'è almeno un frammento di sud, ore distese, abbandono, fluire dell'onda. E incurante degli orfani sulle sue sponde, il Danubio scorre verso il mare, verso la grande persuasione.